Si è tenuta ieri la 18ª assemblea di Confapi Piacenza. Il presidente Gian Giacomo Ponginibbi traccia un consuntivo per le aziende piacentine del 2021 e dei primi mesi del 2022. Il 2021 sostanzialmente è stato un anno positivo, nonostante abbiamo visto i primi rimbalzi delle materie prime nel secondo semestre, però pensavamo fosse un fattore fisiologico, però sostanzialmente è andato bene il 2021, la maggior parte delle aziende sono riuscite a colmare il gap che si era creato nel 2020 con la situazione pandemica. Il 2022 purtroppo il primo semestre ci dice che le incognite sono tante. C'è stato un rimbalzo ancora più alto sui costi delle materie prime e ahimè dal 24 febbraio sappiamo tutti cosa è successo, quindi questa orrenda guerra che sta flagellando tante vite, che poi è la cosa principale, però ha portato ovviamente a tante incertezze e anche a tanti rincari sul mondo industriale. E questo sicuramente è il tema principale che ci lascia un po' così, diciamo, in allerta per i prossimi mesi a venire. Tutte le materie prime stanno subendo un rincaro importante, l'ho poi detto durante il mio discorso. Ovviamente l'energia è una di queste, dove molte aziende che sono energivore quindi hanno dovuto in alcuni casi rivedere anche i propri piani di produzione per riuscire a stare all'interno di un break-even, ma in generale diciamo che il problema si espande un po' su tutte le principali materie prime, che è difficile oggi reperirle e sulla quali ci sono sicuramente dei rincari importanti dovuti in parte fisiologici, ma permettetemi in parte anche da speculazioni. Come prima missione è sempre quella di erogare i servizi e di essere d'aiuto alle imprese associate. Questa è la cosa principale per cui noi, ma soprattutto il direttore Andrea Papparo, la vice direttrice Marica Lusardi e tutto lo staff all'interno di Confapi Industria Piacenza si svegliano la mattina. Confapi è cresciuta in questi anni, è cresciuta tanto sia in termini di aziende associate sia in termini di servizi erogati e quindi sono stato molto orgoglioso di poter annunciare durante l'assemblea che Confapi a partire da fine anno avrà una nuova casa, moderna, più grande, più visibile e in linea con quelli che sono i principi di Confapi.